fine un po', ecco, Renzo Andropoli, il quotidiano del Sud. Prego. Buonasera. Anche se non è una bella serata, purtroppo. La mia curiosità è questa: lei pensa che in questo momento la società ha la forza di prendere la squadra e portarla in ritiro da qui fino alla fine del campionato, perché questo merita? Non so se sia la soluzione, ma è una cosa che se ne è parlato anche appena finita la partita. E sicuramente qualcosa dobbiamo fare, nel senso, per cambiare questo trend che dicevamo già le settimane passate, che ha cominciato sta squadra e bisogna rompere. Io non sono stato bravo in queste due settimane a rompere questo trend, però assolutamente qualcosa bisogna intervenire, nel senso, ma non è tanto tecnico-tattico, perché non è quella cosa, perché alla fine se rimaniamo prettamente sull'analisi della partita, è una partita che potevamo vincere prima noi, ok? Prima del gol loro del 2-1 col salvataggio sulla riga, e poi lo perdi su un gol anche dubbio, comunque un mezzo fallo. Io sono convinto che gli episodi ti danno contro quando non c'hai anima dal risultato. È questo che sono sempre stato convinto, lo sapete, la passata stagione, sono straconvinto anche oggi. Quindi se stiamo sulla prestazione, posso dire che la squadra non abbia fatto la prestazione, al di là della fatica, del caldo, del ritmo. Io ho visto una squadra nel secondo tempo che il Brescia, secondo me, tirava a pareggiare, ok, a rallentarci, e noi abbiamo fatto di tutto per provare a vincerla, ma sono partite che devi provare a vincerla facendo risultato. Sicuramente è una partita che non puoi perdere, quindi sotto l'aspetto dell'atteggiamento dobbiamo cambiare qualcosa. Walter Leone. Buonasera mister, al netto degli episodi, perché poi sono quelli che determinano, certo, i risultati, però il Cosenza buon inizio, evidentemente è in quella fase che non è riuscita a capitalizzare meglio le difficoltà che aveva dimostrato il Brescia. Poi alle prime difficoltà, qui mi riallaccio a quello che diceva lei, evidentemente è un problema mentale, il Cosenza ha cominciato ad avere paura, indietreggiando, fino a quando poi hai beccato il gol per una serie di errori tecnici singoli. Allora, il primo tempo è stato proprio questo, ho avuto la sensazione anch'io che aver raggiunto, tra virgolette, la vittoria che ci manca così tanto, che vogliamo raggiungere, quasi si volesse gestire, basta, e abbiamo perso metri. Onestamente può starci in una fase, nel senso che anche avendo perso metri abbiamo concesso poco o niente al Brescia, però poi succede l'episodio anche l'azione prima della punizione, che ci cerchiamo problemi da soli e poi subiamo gol su quell'unico tiro del primo tempo. Nella ripresa, siccome siamo ripartiti bene, nello stesso identico modo, l'unica cosa che più passava il tempo, più questa smania di voler vincere per forza ci ha tolto un po' di lucidità, secondo il mio punto di vista. E l'episodio del gol della sconfitta, credo che sia, al di là di fallo sì o fallo no, che l'avesse fischiato ed eravamo a commentare qualcos'altro. Ma ripeto che sono convinto che gli episodi, quando sei al top, girano bene, anche fortunosi quasi. E oggi sicuramente non siamo stati fortunati, ma non è un caso. Pippo Gatto? Sì, mister, volevo chiederle, la differenza poi alla fine l'ha fatta anche l'uomo, se mi consente, Bisoli sulla linea. Noi il secondo gol che prendiamo su punizione, sulla linea non c'è nessuno, quasi, come dire, vabbè, tanto c'è il portiere che la prende. Quanto si fida e quanto può incidere lo spogliatoio in questo momento? Cioè, secondo lei c'è un problema morale dello spogliatoio? No, questo assolutamente, non scherziamo nemmeno sulla moralità dei miei calciatori, assolutamente no. Io sono qui da 3 settimane e vi ho sempre detto che c'è una squadra che lavora con grande impegno. È un discorso diverso, nel senso, dentro il campo è una questione di anima, di come voler raggiungere le situazioni e voler strappare in qualsiasi modo, e che è completamente diverso dalla moralità, cioè sotto l'aspetto morale ci tengo a sottolinearlo. Ah, ok. Sicuramente, signori, io commento 2 partite che ho fatto sotto l'aspetto del convivere con gli episodi della partita. Nelle ultime 2 che io ho vissuto e ho fatto, questa cosa un po' si è riproposta, nel senso, è chiaro che le partite cambiano e bisogna essere bravi a starci dentro. Secondo me, rispetto a Terni oggi, comunque, al di là delle difficoltà nel finale di primo tempo
e poi dentro il secondo tempo, però la squadra bene o male ha provato sempre, con tutte le difficoltà del caso, ha provato a fare la partita, ha provato, voleva vincerla a tutti i costi, però questo ha portato anche grandi, magari poca qualità, cioè nel senso abbiamo sbagliato di più rispetto al solito, anche tecnicamente. La cosa che non siamo riusciti a fare, che avevamo preparato, ma questa probabilmente ha fatto fatica anche il Brescia, a tenere i ritmi alti. Non siamo riusciti a continuare a tenere i ritmi alti perché veramente era il primo caldo così, era difficoltoso. Ho provato con i cambi nella ripresa a portare un po' di freschezza, soprattutto da metà campo in avanti, perché volevamo provare a schiacciare l'avversario. Abbiamo avuto l'occasione anche per vincerla, ma purtroppo l'episodio del rilancio lungo dell'avversario, insomma, non siamo stati pronti. Pier Giorgio Giorno. Mister, io sinceramente inizio ad avere un po' di paura, perché gli stessi errori che vedevo con Caserta purtroppo li sto vedendo con Viale, quindi a mio avviso non è un problema tecnico ma è un problema di testa, e quando è un problema di testa è duro andare a incidere. Io le faccio un esempio: la passata stagione lei era qui, io vedevo una squadra seppur tecnicamente inferiore a questa da un punto di vista tecnico, ma che lottava sempre col coltello tra i denti. Questa invece lotta più di fioretto, più di, cioè, non vedo una squadra pronta a raggiungere l'obiettivo, perché comunque nelle ultime partite abbiamo avuto dei blackout inspiegabili. Ma è un pochino l'analisi che ho fatto io sono convinto che abbia tutto per raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda la paura, io onestamente non è una questione di paura, ma quando c'è un cambio d'allenatore a 8-9 partite dalla fine, credo che venga fatto perché questo allarme si sia già sentito, nel senso, questo, perché sennò probabilmente non sarei qui. E quindi è chiaro che sotto l'aspetto mentale assolutamente dobbiamo lavorare. C'è meno tempo rispetto al percorso che dicevi tu della passata stagione, ma anch'io sono convinto che passa assolutamente tutto da un aspetto mentale, perché vedete, ormai le partite sono tutte equilibrate, le decide un episodio, sono tutte identiche le partite di Serie B, soprattutto nei finali di campionato, e l'episodio lo sposta la determinazione, l'anima che c'hai dentro la partita, e soprattutto rimanere accesi 95 minuti, cioè non ci possono, puoi anche calare fisicamente, c'è caldo, non puoi andare tutti sempre allo stesso ritmo, ma la testa non può mai rallentare, questo assolutamente mai. Davide Franceschiello. Buonasera mister, bentornato. Ho cercato di capire un po' dalle sue parole quello che è potuto succedere stasera, perché sicuramente lei ha capito che cosa è successo stasera. Quello che ho visto io è che sicuramente nel primo tempo, dopo il gol, la squadra si è abbassata troppo. Poi lei ha detto che c'è un problema di mentalità, però io faccio difficoltà mentale, cioè un problema mentale, psicologico, però io faccio difficoltà a pensare che questa squadra non abbia la voglia di fare bene, di salvarsi e di imporsi. E poi è venuta fuori un'altra cosa, questo mancanza di lucidità nella parte finale, come se la squadra avesse perso un po' di gamba, di lucidità. Forse in questo periodo di preparazione si è caricato un po' troppo. Io un motivo più importante della questione mentale lo vorrei tirare fuori stasera. Allora, però aspetti, quando si parla di questione mentale non vuol dire che non ci sia la voglia di scendere in campo oggi e vincere la partita, non è questo, assolutamente, uno parte sempre con vincere la partita, ma quando la partita poi ha le sue sfumature, le difficoltà, perché ve l'ho detto in queste settimane, chi fa veramente la differenza in questo campionato è chi convive con le difficoltà, non chi sta bene quando la partita va per sé, cioè quando comandi la partita è semplice, poi dentro la partita c'è sempre un momento, la prima in classifica e l'ultima, momento di difficoltà, è dentro le difficoltà che fai il salto di qualità, che fai la differenza. E io, analizzando le due partite che ho vissuto, ho percepito questa cosa, oggi meno onestamente, perché la squadra non è mai uscita dalla partita come i 20 minuti di Terni, oggi non è mai successo, abbiamo avuto picchi positivi, siamo calati, siamo ripartiti, cioè la squadra comunque è sempre rimasta in partita in maniera equilibrata, però ci sono momenti della gara che l'episodio sposta il risultato.
e lì fai veramente la differenza. Cioè il cinismo, chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo, ci sono tanti aspetti, e sotto questo punto di vista, se vogliamo spostare e dobbiamo spostare i risultati, questo assolutamente farà una differenza notevole. Antonio Palopoli. Buonasera mister. Buonasera. E allora io le chiedo semplicemente, è un problema mentale se questo gruppo con il cambio di allenatore ha capito l'obiettivo di questa squadra? Perché anche oggi secondo me mettere una partita in vantaggio e poi giocare in 11 dietro la palla, io l'ho definita una fragilità disarmante. Sì, è successo negli ultimi 25 minuti del primo tempo, ma soprattutto, allora vi dico onestamente, nel primo tempo quel problema non è stato secondo me mentale. Cioè, probabilmente sì, abbiamo sbloccato la partita e speravamo di, però c'è stato un problema anche tattico, cioè nel senso ci siamo abbassati perché sbagliavamo le uscite. Infatti se voi vedete nel secondo tempo poi l'abbiamo sistemata all'intervallo, non è più successo quel problema, sbagliavamo i tempi di aggressione. C'è stato un momento che loro chiaramente già sotto di un gol facevano netta superiorità numerica sugli esterni, anche con i difensori centrali in apertura, e Antonucci per esempio finiva spesso allineato sulla linea dei centrocampisti, questo ci portava a schiacciarci e avere poca densità in mezzo al campo dove palleggiavano. Adesso vi faccio un'analisi, quindi c'è stato anche un problema tecnico-tattico perché abbiamo perso metri, non solo mentale. Quindi dopo l'abbiamo sistemato e quello non è più successo nella ripresa. Questo non è, cioè bisogna anche ammetterlo che c'è stato questo problema qui. Per quanto riguarda poi l'obiettivo, sono convinto che la squadra abbia capito, cioè torniamo al discorso di due settimane fa, se c'è un cambio allenatore, perché si è capito che ormai c'è qualcosa che non torna, ok? Quindi sarebbe assurdo non pensare che sia molto chiaro l'obiettivo da raggiungere e con un atteggiamento chiaramente, però l'atteggiamento secondo me da risultato, che tu ti debba salvare o debba arrivare primo o nei playoff, è quello che sposta, cioè la prima in classifica ha un grande atteggiamento per essere prima in classifica, non è che lo deve avere solo una squadra che lotta in fondo, cioè dentro le partite il Brescia che oggi in questo momento è nei playoff in maniera netta presumo con questa vittoria, ha un atteggiamento da corretto. Questo esula dalla classifica, cioè l'atteggiamento da battaglia bisogna averlo sempre comunque in questa categoria. Aldo Morelli. Salve mister, le volevo chiedere, si aspettava qualcosa in più dai calciatori subentrati, soprattutto nel reparto offensivo? No, è chiaro che abbiamo provato a cambiare per portare un po' più densità negli ultimi 20 metri, perché questa squadra comunque per abitudine non accompagna con grandi numeri nell'area avversaria. Secondo me nella ripresa avevamo la partita in mano, ma magari arrivavamo spesso al cross, ma non c'era tantissima densità, quindi portare due giocatori offensivi dentro l'area più i centrocampisti che arrivavano era per quel motivo lì. Siamo stati magari meno qualitativi per arrivare a creare le conclusioni, però la squadra ha provato a fare quello che avevamo pensato per poter provare a vincere la partita. Walter Leone. Volevo chiederle, nel momento in cui sempre nel primo tempo è subentrata questa difficoltà, almeno quello che ho notato guardando la partita, alcuni giocatori hanno fatto difficoltà proprio dal punto di vista fisico, è soltanto per la giornata fosa calda di oggi oppure ritiene che allora, anche le gambe lo so che girano se... Sì, io chiaramente lavoro qui da tre settimane, no? Ho fatto le mie analisi e ho cercato di toccare le corde anche sotto tecnico-tattiche, fisiche, psicologiche, che penso che servano per creare una situazione ideale per vincere le partite. C'è stata la sosta, qualcosa abbiamo cambiato, ma anche solo il cambio di metodologia può portare scompenso. Questo è naturale in qualsiasi modo. Sicuramente io voglio una squadra che abbia il ritmo più alto, e abbia più intensità, ribaltare più l'azione, cioè se gli avversari sbagliano un cross, per portare un esempio netto, e Mikai esce facilmente sulla palla, io voglio vedere 4-5 giocatori che appena la palla c'ha Mikai fanno 50 metri di sprint per voler ribaltare e mettere forcing all'avversario, accendere il pubblico e creare un po' di adrenalina, tenere il ritmo alto. Quindi, e oggi sotto questo punto di vista magari l'abbiamo fatto poco, dobbiamo assolutamente aumentarlo, poi che sia un po' per la cambio di metodologia, un po' per il caldo, non so rispondere, però è mancato. Pier Giorgio Giorno, chiudiamo.
Sì, mister, forse l'unica nota positiva della giornata di oggi, a mio avviso, è stato l'esordio tra i professionisti di Crespi, che si vedeva che aveva tanta voglia e infatti ha fatto il gol. Ecco, questo ragazzo, la voglia di questo ragazzo, cosa può dare al Cosenza e come è nata la sua idea di schierarlo dal primo minuto? Grazie. Ma questa settimana le scelte, potete immaginare, sono state un po' condizionate da Tutino, dalla scelta su Tutino, no? Era stata preparata in due maniere diverse rispetto alla condizione. Quando gli ultimi due giorni abbiamo deciso di magari di utilizzarlo per 40 minuti nella ripresa, dovevo scegliere un altro centravanti e sono andato un po' a sensazione, un po' pensato che fosse quello mentalmente più libero fra gli attaccanti, che in questo periodo magari è quello che ha somatizzato meno momenti negativi. Comunque è entrato a Terni, ha avuto una grande palla gol, se non sbaglio col Cittadella, quella precedente a me, gli è stato annullato un gol. Cioè, comunque è un giocatore che dentro l'area c'è, ha presenza, sicuramente deve crescere nella gestione della palla, nella gestione della partita, però negli ultimi 20 metri è un giocatore che può fare male, quindi io volevo mettere una presenza, giocando con Antonucci che magari svaria di più, una presenza forte, non avendo Tutino, proprio da area di rigore. Questa è stata la situazione. Grazie mister, grazie a tutti. Grazie signori, buon lavoro.